Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Marvel's Guardiani della Galassia. Siamo sul videogioco dei Guardiani e Drax inizia subito a rompere le palle a Gamora come al solito. Eravamo appena arrivati su Nowhere, questo posto ovviamente dove è praticamente la sede del mercato nero spaziale, ecco. E dobbiamo incontrare un certo Cosmo, quindi direi di raccogliere eventuali risorse che troviamo in giro. E andare dritti verso la torre di sicurezza di Cosmo. Eccoci qui. Rocket e Groot nel frattempo se ne sono andati. Proprio. Cioè. Della serie No Maria io esco. Rifiuta di chiedere scusa, pensaci Se su. lo dovessimo rivedere, grosso se, tra l'altro. Ma se succede, potrei forse considerare di dire. Comunque, intanto diciamo a Cosmo tutto quello che è Continuiamo a successo. prendere Poi avremo tempo per delle pensare a come componenti. gestire Rocket. Hai visto passare quel rosicchio? Se Rocket non tornerà indietro, ci servirà un piano di riserva per liberarci del tracciante. Perché? Non abbiamo speso Eccedere il tutto, pop-up è Mario. davvero brutto là, eh. Potremmo Guarda, andare guarda i ovunque. personaggi che poppano. Dovremmo andare fino a Nuova Che Xanta. poppano, che E se compaiono a troviamo quella caso. situazione compromessa anche là, ci sarà qualcuno di abbastanza losco che ci può aiutare. Forse. Ma Brezza Cosmo ha del spesso a che fare corsaro, di con qua non suo si può padre. passare. Forse possiamo pagare a lui la multa. Camminatore Ilba. Posto diventa più losco a ogni consegna. Lo spazioporto è più frenetico del solito. La guerra spinge i poveri verso le frontiere. La guerra galattica è finita a 12 rivoluzioni. Vi ho visti arrivare. Non vedevo una classe M da un po'. Ah no? Non da quando è scomparso Yondu. No, Yondu, piccolo. Sono curioso. Come sei scesa a patti con aver tradito tuo padre? Cosa? In passato hai detto che Quindi è volevi morto anche qui convivere con le Yondu. nostre azioni. Per quanto malvagio Classe e D, lontano, classe sono D. era tuo padre. E tu l'hai tradito. Non Dove era mio state padre, andando voi? era il mio guardiano. E mi ha tradita per primo. Ho scoperto che voleva uccidere me e mia sorella. È davvero Di così qua si va, semplice? ragazzi, perché state No, tornando indietro? non lo è mai. Venite, forza. Bonjour. Possiamo passare? Sì o no? Ehi. Ok. Andiamo alla sua torre, dall'altra parte del mercato. Da lì tiene tutto sotto controllo. Guardalo, fiero come tiene tutto sotto controllo, eh. Salve lei, cosa dice? Ehi, devo parlare con Cosmo. È nella sua torre? Dovrebbe, sai arrivarci. Ma che voce hai, Sembra tra diversa dal l'altro? mercato, impossibile non vederla. Potevi anche essere un po' più cortese, eh? Cioè, insomma. Niente, andiamo qui allora. Non ci sono materiali nascosti in giro. Vai. Nowhere. Welcome to nowhere. C'era scritto su quell'insegna luminosa. Oh, Sarà bello rivedere Cosmo. scattino. Mi è mancato quel cagnolone. Quand'è che l'hai conosciuto? Era anch'esso prigioniero dei Chitauri? No, l'ho conosciuto qui, quando era ancora nei Ravager. Ladri e assassini disonorevoli. I Ravager si sono rivelati utili durante la guerra. Anche il bastardo più rognoso sa fare il bravo se gli conviene. Beh, senti chi parla. Quanti ne hai ammazzati durante la tua crociata contro Thanos? Lasciamo i nostri brutti trascorsi del passato. Siamo i buoni adesso. Di quel Già, bambino eroi a rosso. noleggio, che nessuno vuole noleggiare. Magari Allora, Cosmo ha prima un fammi visto andare a vicino prendere il all'attivarsi. componente. Occhio alle vostre cose. I locali E poi parliamo al arriveranno prima. bambino rosso. Ci sono persone che affermano di poter vedere il futuro, sì. E ho incontrato un particolare. Culture della galassia. Possiamo parlare ad un Oltre al sacco di capitano gente qui. Sequoia, io immaginavo gli alieni come più. Carte onniscienti, paga e scopri passato o futuro. Ho Posso trovato la farlo? mia sufficienza nel presente. Niente, liquidata così. Mi Vuoi? dispiace, mi stai mettendo a disagio. Ma cosa vuoi? I Ma tuoi centri fanculo. planetari sono tutti disallineati. Era pieno Ma di questa parla cose dei da chakra imparare durante la addirittura. guerra. Tu? Non serviamo i primati? Torna quando ti sarai voluto. Ma tu sei una lucertola, ma scusa, ma cosa vuoi? Specifica tanto, non hanno potuto prevederne la fine. Prevedere Vabbè. le azioni di Thanos era impossibile. Il titano pazzo Tu cosa pagherà per vuoi? tutto. Ah, non ti riconosco. La
L'amico di Yondu, sì. Come Starzots? Cosa vuoi? Ma posso prenderti a pugni? Ma scusa, oh. Mai usato nessun elisir. No, no, via, via, via da qua, via da qua. Sono tutti pezzi di merda. Proviamo qualche unità, qualche componente. Oddio, Mantis? Mantis, cosa c'è? Hai ancora tutti quegli impulsi suicidi? Cosa? No. E tu che non volevi far parte di una squadra? È molto più sicura di sé rispetto alla controparte filmica, cinematografica. È molto più sassy. Hai già fatto quella cosa? Si può sapere di quale cosa sta parlando? Non ne ho idea. Ciao, non so se ci conosciamo. Sono... Oh, no. No, no, no. Non è... Oh, no. No, sta mentendo! Cioè, no... Dove i nonati mettono radice. La promessa infranta di una casa sana e cucina. Ricorda. Posso dire che anche solo da questa breve scena, questa Mantis è stra più interessante rispetto a quella dei film. Sembri molto meno depresso. Stra più interessante. Grazie. È normale, è sempre strano la prima volta. Madonna celestiale! No, razzo! Qui là, ragazzi! Non dovresti essere in questo luogo. In realtà sono precisamente dove dovrei. Credo. No. Sì, è qui che devo essere, o dovevo essere. C'è bisogno di me, e come? Aspetta, voi che ci fate qui? Non puoi continuare a fuggire dal santuario, non è sicuro! Ci sono dei segnali nella galassia. Quando è che non ci sono segnali nella galassia? Sì, ok. Se devi continuare a fare quella faccia. È stato un piacere rivederti, Gamora. Non si unisce a noi, peccato. Bieco verde. Ok, ciao. Allora, Gamora. Quindi tu e Mantis vi conoscete? Vagamente. Ok. Sei piuttosto elusiva, donna. Aspetta, donna, è il modo migliore in cui mi hai mai chiamato. L'ho promesso a Peter qui, ma non cambiare discorso. La donna insetto ti ha imbarazzata. Volerne parlare è un tuo diritto. Ti hanno mai detto che sei un libro aperto? Imbrossura o tascabile? Nel senso, Mantis ha detto certe cose. Mantis, ma che ray tracing qua? Non sempre hanno senso. Eh? Almeno al momento. La donna insetto era bizzarra. Non stare lì a fissare. Ma allora, ma sono tutti scortesi qui, eh? Tutti. Qui si può entrare? Buongiorno. No, niente. Come di che segno sei? Ma pure astrologi. Miracolo che questa testa non sia già collassata. Ok. E qua lagga di brutto il gioco, eh? Qua lagga di brutto. Non pensarci troppo, Drax. Mantis fa questo effetto. Ehi, ciao! Eccoli, ciao, Groot e Rocket. Rocket, non puoi ignorarmi così. Dobbiamo parlarne, dai! Sì, qua sta laggando di brutto. Andiamo subito via da questa zona il prima possibile. Devo allontanarmi. Ecco, sì, esatto, anche noi. Cosa non va? Non sono affari tuoi, Peter Quill. Non aspettatemi. Che cavolo ha? Drax. Sta attento, Star-Lord. Sta attento tu, brutto coso rosso. Ok. Ma l'hai visto quello? Andare da Cosmo da solo. Tocca. Abbiamo anche qualche cosa. Esatto, qualche componente. Qui si può entrare? No. Abbiamo altri componenti in giro, eh?
Ok, di qua si va effettivamente verso Cosmo. Qui abbiamo dei componenti. Sì, vai così. Abbiamo un sacco di materiale. E un banco. Ricambio componenti per tutte le navi. Aspetta. Fammi vedere. Un sacco di componenti qui. Mi manca niente. Circa. Tutto ricondizionato. È difficile trovare attrezzatura nuova. Cerchi qualcosa in particolare? Mi chiedevo se avessi qualcosa in grado di rimuovere un blocco Nova Corps. Serie 7 a 12? O forse c'è qualcosa? Ma scusa, ma loro mica ci chiedevano 6.000 unità galattiche, noi ne abbiamo 12.000. Non possiamo pagargli una unità. Ah, è vero, tra l'altro, avevamo provato a pagargliela, ma abbiamo scoperto che i Nova Corps sono tutti ipnotizzati e andati a fanculo. Compro l'oggetto, rifiuto l'offerta. Dai, facciamo sta cazzata, compriamo l'oggetto. Certo, farà esattamente. Non farà ovviamente quello che deve fare. Sarà una ciofeca, sarà una fregatura totale. Però ve l'abbiamo fatto, dai. Hai acquistato al mercato nero un dispositivo per disabilitare il blocco nuovo sulla tua nave. Oh, è andata così, sì. Possiamo parlare di nuovo a lui? No. Non possiamo parlare di nuovo a lui. A questo punto qua abbiamo fatto quasi tutto. Sì, possiamo andare su di qui. Prendere questi componenti. Ecco qua. E andare qui. Questo si può scansionare? Come elevata tassazione? Siamo in Italia? Cosa? Cinque milioni di unità. Comunque sì, siamo in Italia. Elevata tassazione, gioco d'azzardo sbandierato ovunque. La lotteria di Stato. No, cioè nel senso... che sì. La lotteria degli scontrini. No, cioè, quello, insomma. Dai, compra il biglietto. 1000 unità? E la madò. Più che con me, se non altro. Ok. Allora ci vediamo tra qualche rotazione. Solo se sarà fortunato, signore. Buon per te, male per me. Saremmo fortunati o sfortunati? Biglietti. Guarda lì che ray tracing. Fiero proprio. Mi sta per esplodere il PC, però. Fiero. Bidone dei rifiuti del buco nero? In che senso? Tu cosa mi dici? Buongiorno. Ah, perfetto. Qui che ti sbagli, io e Cosmo ci capiamo perfettamente. Capito? Scemo, ecco. Allora, andiamo da Cosmo, va. In questa parte. Permesso, scusa? Ho perso il biglietto. Non è che potresti aiutarmi? Prometto che lo farò. Come no? Mi dispiace, ma non ci casco. Stavolta. Infatti. Volevano fregarlo. Buongiorno. Ah, benvenuto, benvenuto, benvenuto. Oddio, ma l'ho visto adesso. Questo è l'illustrissimo Empori. L'ho visto adesso lui dentro. La miglior mostra di memorabilia della galassia. Altri nasconderebbero tali tesori, ma non Mr. Tivan. Lui è così generoso da volerli condividere con il mediocre. Va bene. Ti va di dare un'occhiata. 5.000 unità? Ma perché no, voglio dire? Perché no? È bello la metà di quanto dici, vale la pena pagare. Buttiamole queste 5.000 unità. Meglio di quanto potresti mai immaginare. Divertiti. E ti ricordo che è proibito toccare le teche di vetro. Uffa, volevo proprio rubare le cose che c'erano. E niente. Entriamo. Goditi le meraviglie. Goditi le meraviglie? Dialogo tagliato? Ah, interessante. Ah, Torrano? Ok.
Trog, rana del tuono. Qua potremmo leggere un sacco di roba. Qualcuno potrebbe pensare che si tratti del dio del tuono tramutato in rana. In realtà è una rana tramutata in dio del tuono. Uno dei tanti dei del tuono. Sì, ma stai fermo, Peter, per essere precisi. Questo piccoletto ha un pugno micidiale. Stai fermo, Cristo! Al pari del suo gracidio fragroso. Era stato catturato dopo aver decimato un'intera flotta di Badoon con un solo lancio del suo martello possente, Frogolnir. Frogjolnir, ok. Ma ho deciso di tirarlo fuori di prigione e di offrirgli un posto fisso nella mia collezione. Se dovesse raccontarvi qualcosa di diverso, non lo ascoltate. Gli Asgardiani sono famosi per i loro scherzi diabolici, ok? Ma lui non parla, o sbaglio? Non parla, è morto sto tipo. Tu cosa Mica sei? male. Bastone cosmico di Fire Lord. Ardente come un'eruzione solare, entrambe le estremità, questo manufatto canalizza il potere cosmico ed era originariamente impugnato da un irascibile araldo di Galactus. Silver Surfer è un araldo di Galactus, no? Ora noi non abbiamo tempo per leggere tutto. Oh, Questo cos'è? Il Fico. mostro del pianeta X? Oddio. Un doloroso ricordo. Un tempo potevano vantare il possesso dell'ultimo flora su Colossus della galassia. Unico superstite della distruzione del pianeta X. Il pianeta di Groot. Va? Ma Dove va? l'hanno trovato? Lama di Ichor? Questi sono tutti easter egg per chi legge i fumetti, eh. Questo è il Tesseract. Impossibile. Cubo cosmico, sì. Tesseract. Tu cosa sei? Un occhio? Bello. Occhio di chi? Sì, vorrei poter leggere. Oh, occhio dell'osservatore. Davvero? Un occhio dell'osservatore? Figata. Non l'ho Tu? capita. Libro di Cagliostro? Doctor Strange? Va? Dove l'hanno trovato? Trono del tempo di Kang? Queste sono tutte cose interessantissime che andrebbero lette nei fumetti. Oh, Anelli fico. del Mandarino? Figurati. Bello. Ah, ok, potevo far così per leggere meglio. Amuleto del Raptor. Questo non lo conosco proprio. Questa cos'è? Di Wanda? La corona di Scarlet Witch? Interessante. No, tiara di Snowbird. Una mistica creatura mutaforma creata per affrontare le grandi bestie che minacciavano le sue terre. Ok, non la conosco. Mica male. Formula di Hyde. Dottor Jekyll e Mr. Hyde, no? Credo, almeno. Figata, queste sono quelle che mi fanno venire voglia di leggere i fumetti e di recuperare roba. Non lo Martello di capita. Thor? No, Frogjolnir, ok. Tu? Regina della Ma Covata? non mi piace. Ahia, è uscita la Regina della Covata, però, eh. Impossibile. Freccia di Yaka? Una rara arma centauriana, aggiunta alla mia collezione dopo l'arresto del signore dei pirati Ravager Yondu. Ah, la sua freccia! No, ma quella la vorremmo noi. Gli occhiali? Occhiali Impossibile. cosmici? Sì, impossibile davvero, boh, va bene. Questa spada cos'è? Non l'ho capita. Hofund, spada di Heimdall. Oh, ha un sacco di roba asgardiana sto tipo. Bello. Atto di registrazione dei superumani. Ok. Perché ce l'ha lui? Va bene. Cioè, che valore abbia? Boh, non lo so. Casco Nova di Richard Rider. Leader della Resistenza durante la Guerra Galattica ed eroe di innumerevoli razze. Incarna così perfettamente il Nova Corps che li ha ricostruiti dalle ceneri e ha scelto per sé il nome Nova. Ok. Ah, interessante. Nullificatore assoluto. L'arma più devastante dell'intero universo è in mio possesso. In prestito. Da Galactus. In mano a un essere immensamente potente, dalla mente superiore come Galactus, il nullificatore può spazzare via interi sistemi solari e perfino le linee temporali. Come, scusa? Forse anche la realtà stessa. Mi è stata concessa la sua custodia temporanea, ma spero davvero che il divoratore di mondi si dimentichi di avermelo affidato. Se mai dovessi cercare di usarlo, di certo lo recupererebbe in un istante. Ammira ciò che potrebbe porre fine alla vita così come la conosciamo, finché è in mio possesso. Boh, queste cose qua poi sono cose talmente OP che ti chiedi come riescono a gestire e probabilmente non ci riescono. Salve. Ehi là. I miei omaggi.
Spero che l'emporio le sia piaciuto. Certamente. Vuoi acquistare un souvenir? Ne abbiamo di davvero unici in vendita. Può darsi. Che tipo di oggetti vendete? Copie di oggetti estremamente rari. Statuette ed effigie. Io vedo tre prezzi: 2000, 15.000, 50.000. Con le nostre unità avremmo potuto prendere solo quella da 2000. Bambole? A un membro della mia squadra. Anche prima di aver speso tutti quei soldi per l'inculata al mercato nero, i biglietti della lotteria e l'ingresso all'emporio. E l'ingresso, volevo dire, alla collezione. Le piacciono anche le spade? Non cosa le piace, però. Che tipo di persona... Cosa vuole comprare, un regalo a Gamora? È distaccata, ma credo che forse sotto sotto abbia anche lei un lato tenero. Ah, credo di avere l'oggetto che fa per lei. Che cosa gliene pare? Vorrebbe effettuare l'acquisto? Ovviamente sì. Vorrei prendere questo, perché questo mi sembra una bambola del cazzo, però... Prendiamo la bambola del cazzo. Tanto a lei piacciono. Una scelta magnifica. E alla fine i soldi li abbiamo per spenderli, non per tenerli. Del pacchetto in seta. Sì, va bene così com'è. E sia. Si goda il suo acquisto. A presto. Godremo, godremo. Perfetto. Trovato un nuovo oggetto guardiani, ho trovato la bambola dell'emporio del collezionista. Gamora potrebbe avere qualcosa di interessante da raccontare, tornando solo a Milano. Era proprio un collezionabile, ok? Tutta questa roba per un collezionabile. A questo punto torniamo verso il nostro obiettivo, vero e proprio. Scansioniamo per bene tutto. Là cosa c'è? Salve lei. Ti serve lavoro. Cercano sugli impianti d'estrazione. Qualcuno deve pur mandarlo avanti questo posto. Ah beh, grazie. Tu cosa vuoi? Sei un cervello? Wandy, capitano, stufo di girare a caso, metti alla prova la tua fortuna o l'abilità. Il gioco è semplice, trova la palla per vincere un premio, beh? È uno di quei giochi in cui non ho speranze di vincere, vero? Capitano, capitano, capitano. Non hai sentito l'ultima, capitano? Il cagnoloschi ha dato una bella ripulita. Niente trucchi, niente gammi, niente imbrogli, no signore. Quindi posso vincere? Facciamo così, capitano. Una partita amichevole, pochi soldi in ballo, giusto per dimostrare che faccio sul serio. Che te ne pare? Vai, vai, giochiamo. Okay, siamo qui, balliamo, no? Scherzi, chiaro? Non è da me, capitano. Non se ne trovano in giro di più onesti. Guarda bene, la pallina è in questa tazza. Ok, adesso pronti? È in mezzo. Quella in mezzo. Guarda che roba! Ci hai preso in pieno, capitano! Ucci, ucci, sento odore di premiucci! Congratulazioni! A te non sfugge proprio niente, eh? Ecco il tuo premio. Ah, 1000 unità? Così? Qui non c'è magia! In un gioco d'azzardo c'è sempre la possibilità di vincere. Forse hai ragione. Sei un tipo sveglio, capitano. Ti va di farne un'altra? Magari alzando la posta in gioco? Certo, giochiamo. Ah, ho pagato 1500. Mi sa che mi ha fregato. Perché sarà molto più veloce ora. Infatti. Beh, non così tanto in realtà. È ancora abbastanza semplice. A meno che mi abbia fregato. Infatti. Infame, mi ha fottuto 500 unità. Lo sapevo che mi avrebbe fregato. Che lingua tagliente, capitano. Grazie della grana. Passa una bella giornata. Infame. Eccolo, appunto. Sapevo io che non dovevo fidarmi. Ok, salve tu. Puzza di pelo bagnato da ste parti. Io sento solo odore di cervello. Ok. Scendiamo qui sotto. Oh, collezionabile. Nullificatore assoluto. Ok. L'avevamo già letto questa cosa. È giusto? Dove stiamo andando? Mi sa di sì. Non credo sia secondaria questa roba. Non credo proprio.
abbiamo roba interessante da poter prendere, no? Cosa sei? Serbatoi esplosivi. E perché serbatoi esplosivi qui? Andiamo di qua, prendiamo un po' di componenti. Vai. 120, buono, e 60. Ottimo così. Ora arriverà qualcuno a rompere le palle? No? Nessuno? Nessuno, ok, va bene. Posso sparare? No, non posso sparare. Però mi sembra che ho ancora qualcosa. Ah, qui sopra, ok. Mi segnava appunto che c'era ancora qualcosa da prendere. Torniamo su. E andiamo da questa parte. Guardate quanti giochi che ci sono da fare. Questo è Slot Machine Colorama. Barriamo tutte le unità, dai, tanto. Che ce frega ormai. Gioca la slot, vai, perdiamo altre 500 unità. Neanche senso. Ma sicuramente non sarà il jackpot. Che stronzi. E niente. È andata così. Possiamo fare qualcosa? Niente Ancora rotta, stupida macchina. da fare. Via, andiamo via. Ah! Altri componenti. Qui dentro troveremo Groot probabilmente. Entriamo. Perché l'obiettivo è tutt'altra parte, quindi qui è roba secondaria, sicuro. Ma se ti vengo addosso, ma scusa. Boh. Non sei la persona che aspettavo, questo è un appuntamento al buio. Ma a volte ci trovi qualcosa di simile alla verità. Boh, questo sta elucubrando robe. Ma cosa vuoi da me, scusa? Ma vaffanculo. Non è che si è buggato questa cosa? Escono sempre, esce sempre un nullificatore assoluto, si è buggato. Si è buggatissimo sta roba. Ok, andiamo al bar. Ecco, altra occasione per spendere soldi. Sì, acquista il drink. Ora che ci faccio caso, ho la gola secca. Che mi offri? Quello che ti pare. Prenderò quello. Beh, che si dice? Quali sono le ultime novità? Hai sentito di Seknarf 9? Qualcuno è entrato nella fortezza della regina dei mostri e l'ha derubata. Beh, grazie per gran bella informazione, ero a noi. Sembrerebbe anche che abbia messo bella taglia sulle loro teste. Aia, qualcosa mi dice che quando arriveremo da Cosmo proverà a ucciderci per la taglia. O a catturarci. Così è una sensazione. Usciamo da questo bar. Ok, qui abbiamo già fatto. Andiamo su. Altri componenti. Sì, tutto bene, grazie. Dimenticare i tuoi problemi. Ho una cosa da fare, poi mi impegnerò al massimo per Allora, farmi possiamo andare da questa parte? Vedere cosa c'è qui? Allora, andiamo di qua. Aspetta, qui però. Ok, no, si può tranquillamente arrivare qui e prendere le cornie di Gustav, va bene.
Cosa vuoi? È andato in sovraccarico. Dovrebbero esserci delle bruciature, ma non le vedo. Ho capito tempo fa che è meglio star lontano dai carri. Andiamo a prendere altre unità di sotto, altre componenti di sotto, ma prima andiamo da questa parte. Sicuro ci sarà qualcosa qua, no? C'è Drax qui. Uè, Drax. Drax, bello. Va tutto bene. Credi che questa sia la fine dell'universo, Peter Quill? Beh, sì. Com'è profondo lei. Controlla come sta Drax. Quindi era questo che dovevi fare? Stare sul ponte di osservazione a fissare il rift? No. Volevo onorare il ricordo della mia famiglia. Sono morte senza motivo. Né onore. So cosa intendi, bello. Mia madre con l'attacco dei Chitauri. Anche lei è morta per niente. Lo sparo. Poi il nulla. Ah, adesso è in un posto migliore. No? La religione katatiana dice che per raggiungere Ultat bisogna vivere una vita ricca di significato. E tutti coloro che falliscono vengono esiliati a Sardut. Le nostre famiglie sono state cacciate dal paradiso, Peter Quill. Nel nulla totale. Per questo sei venuto qui. È così. Per sentirle vicine. Parlare con loro. Forse la ritieni un'insensatezza. No, no. Per niente. Sai, sulla Terra la gente crede che i buoni vadano in paradiso e che rincontreranno lì i propri cari. Sembra un luogo piacevole. Molto piacevole. Immaginare mia madre lassù, in paradiso, mi ha fatto sopravvivere alla guerra. Oltre all'odio per i Chitauri che mi avevano preso. Ah, desideravi vendicarti? Sì, immagino di sì. Quando Thanos uccise la mia famiglia, per un po' ho creduto di poter dare significato alle loro vite vendicandomi di lui. Ma poi ho capito che Thanos non può morire. Eppure l'hai ucciso. Propaganda, Peter Quill. Diffusa per placare la guerra. Ma nel profondo io so che vive ancora. Se non ti dispiace, Peter Quill, preferirei che mi lasciassi solo. Oh. Certo, sì, bello. Peter Quill. Sì. Spero che tua madre abbia raggiunto il paradiso. E dopo questo toccante dialogo con Drax, direi di andare qui e vedere questo. Dei pupazzetti. Vorrei avviarmi verso la fine del video, in realtà, verso la fine della parte. Acquistiamo. Cosa per celebrare quella volta in cui la squadra mi ha mollato. Niente male. E comprarlo mi ha fatto sentire bene.
Ok, cos'è un altro collezionabile o roba random? Probabilmente roba random. Qui non c'è nulla. Andiamo ad esplorare giustamente l'ultima parte di questa zona. Guarda lì. Altri componenti. Fatto. Ne abbiamo preso un bel po' di componenti, eh? Un bel po'. Mi sa che l'ultima cosa che manca qui è entrare da Cos'è Gustavo. questo odore? Qui. Salve. Salve. Ma guardati come sei messo, tutto pelle e ossa a vagare per il mercato. Mangi Caboose? Come, qualcosa, ti scusa? sentirai subito meglio. Beh, hai fame oppure no? Spendiamo i nostri ultimi Ah soldi. sì, cosa offre il menù? Allora, lampredotto, strangozzi, turcinelli e tortafum. Cosa prendi? Ma guarda, sinceramente non vorrei prendere nulla. Però dai, prendiamo qualcosa giusto per il meme. Prendiamo le Allora, caboose. che È carne è? Meglio che tu non lo sappia. Aspetta, fammi grattare via un po' di pelo. in che Non senso? versarti la salsa sulla giacca, la corroderà. Beh, ma muori mangiando questa Porca cosa, ma vacca! scusa. Eccezionale! Oh, ci voleva proprio. Mi fa Ok. molto piacere. Vorresti qualcos'altro? Non offri degli assaggini, suppongo. Un tempo, ma la gente ha cominciato subito ad approfittarsene. È Ora sono infame la qui, ora sono gente, lì. Per poco non finivo sul lastrico. eh. Niente, quindi niente assaggini. Infame. Sempre offrire degli assaggini. E a questo punto, si va verso il collezionista. O meglio, si va verso Cosmo. Eccoci qui. Spero che Cosmo sia al lavoro. Ponte chiuso. Allontanarsi. A me non sembra chiuso. Vedi tuta. Sicurezza di nowhere. Super ufficiale. Allontanarsi. Veicolo. Veicolo. Devo assolutamente vedere Cosmo. Cosmo non in torre. Lui là fuori, Star-Lord. In vicolo. Aspetta, come sai il mio nome? Vai, o finisci in prigione di Cosmo. Scegli. E niente, siamo stati trattati così da cani. E a questo punto il video finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!